Non ci basta solo dire che siamo con te, dici cosa dobbiamo fare per questa terra, perché abbiamo intenzione di rimuovere tutte le cause che producono questa violenza. Sono le parole rassicuranti del portavoce nazionale del Partito Democratico Matteo Richetti, arrivato per l'occasione a Taurianova dopo la gravissima intimidazione al sindaco Fabio Scionti. L'esponente DEM, accompagnato dal segretario regionale Ernesto Magorno, non vuole apparire come un presenzialista o un opportunista e lo dice subito nella sala consiliare approntata per un'improvvisata conferenza stampa che si è svolta ieri. Non siamo qui a fare passerella, esordisce il deputato emiliano. Volevamo essere qui personalmente per abbracciarti, perché un partito, una comunità politica deve portare solidarietà, vicinanza e amicizia, ma vorrei portarti anche un'altra cosa, l'aggiunta del nostro impegno al tuo. Dichiarazioni efficaci a testimoniare un momento importante, pesante, con la consapevolezza di un partito che vuole fare quadrato intorno ai suoi amministratori sotto tiro dalla criminalità organizzata e non lasciare nessuno indietro. E significa che il PD a tutti i suoi livelli, da quello nazionale fino a quello locale, è a fianco di un'amministrazione che sta cambiando questa città, che non ha nessuna intenzione di lasciarsi intimidire, che semplicemente afferma che le regole vanno scritte nell'interesse generale, si fanno rispettare e che non si limita alle dichiarazioni di solidarietà, ma vuole essere al fianco, cioè vuole aggiungere il suo impegno a quello di Fabio, a quello di questa amministrazione, e quindi la presenza qui è non solo, insomma, la dichiarazione fine a se stessa, è anche l'impegno che ci prendiamo, che è quello di unirci a Fabio nel dare risposte a questa comunità, nell'accompagnarne i suoi progetti, perché facciamo sul serio, vogliamo dare risposte ai cittadini di Taurianova e non accettiamo ciò che sta accadendo, perché ciò che sta accadendo è particolarmente grave, va oltre il tema delle intimidazioni e della minacce, c'è un livello di guardia molto alto. Mi faccia ringraziare le forze dell'ordine e i cittadini che stanno reagendo insieme a Fabio, insieme alla sua amministrazione, e il PD insieme a Fabio ci mette la faccia. L'esponente del Partito Democratico, prima di affrontare la stampa, si è soffermato una mezz'oretta nella stanza del sindaco insieme al deputato Demetrio Battaglia, il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, i consiglieri Sebi Romeo e Giuseppe Neri, con altri amministratori locali. Una conversazione privata di cui Richetti ne parla come di una riflessione fatta insieme a Fabio. Ma che, come è accaduto in queste ore e come sta facendo in maniera straordinaria, questa città, e lo sottolineo 4 volte, le forze dell'ordine in maniera straordinaria stanno in prossimità, vicino e seguendo ciò che accade. Aggiungiamo il nostro sforzo, sapendo che il Partito Democratico sente che questa terra sta dando fiducia a chi la vuole cambiare e non si arrende e non la si lascia sola. E sapete che a Taurianova io ho trovato una piccola peculiarità, che è la bellezza della persona che fa. E io penso che questo sarà un elemento che rafforza molto anche in un momento di difficoltà. Io so cosa vuole dire sentirsi personalmente, politicamente, come comunità sotto attacco, so cosa vuol dire reagire, lo sto facendo in un modo bello. Sappiate che il PD mette in campo la forza più bella e potente che sono le sue persone, sono anche i suoi valori, per cui io vi ringrazio, vogliamo essere qui con questa modalità, e ti dico anche che chiuso il portellone della macchina che ci riporta verso l'aeroporto, non si chiude il rapporto con te, con Taurianova, con la tua amministrazione, perché se tutto passa dalla rimozione dei problemi che generano questo, allora ripeto, deve continuare. Quindi continua con le risposte, con la vita politica amministrativa, sapendo che più che siano, serve che prevalga su tutto un dato, che è l'interesse generale su quello particolare.